Buongiorno a tutti. Oggi Monte Due Mani, in Valsassina, all'ingresso proprio della Valsassina, e mi trovo sulla strada che dalla Valsassina porta a Morterone, uno dei paesi più piccoli d'Italia, uno dei comuni più piccoli, con 30 persone che ci abitano. L'ascesa non è lunghissima, un paio d'ore massimo, sono 500 e rotti metri di dislivello. Si parcheggia in questo piccolo spazio e questo cartello con Monte Due Mani. Un'ora e 40 dice. Primo tratto piuttosto ripido, poi spianerà un pochettino e il Monte Due Mani è questo. Andrò a calpestare la prima neve. Questo è il Resegone, la cresta nord. Un tratto di falsopiano che mi porterà fino sotto la forcella di Desio, che raggiungerò con una breve salita e da lì inizierà il tratto che porta alla cima. Eccola qui, è una cima molto panoramica, il sentiero vedo che sembra abbastanza pulito, comunque ho i ramponcini con me. Eccomi qui alla forcella. Panorama è già fantastico, lì sotto c'è la Valsassina, questo dovrebbe essere Barzi o Moggio, uno dei due. Un'ora ancora alla cima e poi deciderò se tornare da c'era Dolino, tanto per cambiare un po' e farmi un pezzo di strada asfaltata. E adesso si fa questa bella rampa con un po' di neve. Sono entrato in un bosco di betulle. Per ora il sentiero è ancora pulito. Ecco qua il bel rumore degli scarponi sulla neve. Tra poco sarò fuori dal bosco. Sotto c'è la forcella di Desio, che si chiama così, immagino, per il responsabile della spedizione sul K2 con Walter Bonatti e compagnoni. Qui
siamo alle montagne della mia gioventù, Pizzorera, l'Alben che ho fatto già non so quante volte. Questo è lo zucco di Desio che ho fatto 2 anni fa, credo, salendo da uno dei paesini qua sotto della Val Sassina. Oramai cammino sulla neve, a certi punti anche ghiacciata. Buca la Grigna settentrionale. Lo zucco di Desio, la Grigna settentrionale o Grignone e la Grignetta, e poi qua si apre lo spettacolo delle Alpi. E i laghi della Brianza. C'è parecchia gente, oramai sono in cima. Ultimo pezzo di cresta. Qui naturalmente tira il vento perché siamo sulla cima. Questo è Ballabio, Pian dei Resinelli. Questo è il lago di Como. Di sotto c'è l'Ecco, Val Madrera, Lago di Annone, Pusiano. Spettacolo. Comunque questa è la cima, la croce è poco più sotto con il bivacco che credo che sia chiuso. Eccola lì. Spettacolo ragazzi, mamma mia, Monte Rosa, tutta la catena delle Alpi, si intravede anche il Monviso là in fondo. Gli Appennini con la pianura e il Resegone qua davanti. Sono in cima al Monte Due Mani, 1666 metri. La croce è lì leggermente più in basso col bivacco. E qui c'è uno spettacolo fantastico. A sinistra qua abbiamo il Resegone, gli Appennini. Poco più a sinistra della croce si intravedono i grattacieli di Milano. I laghi Brianzoli di Pusiano, di Annone, lago di Como, il ramo di Lecco, questo è Val Madrera, Lecco è più sotto, si intravede appena appena.
Qui abbiamo tutte le cime del triangolo lariano, il Cornizzolo. Ah, ecco il Monte Barro qui a destra della croce. Corni di Canzo, qui siamo i piani del Resinelli, da dove partono tutti i sentieri per la Grignetta. Il Grignone, bello carico di neve. Là in fondo il Legnone. Tutte le prealpi orobiche. Qui sotto abbiamo Barzio, da dove parte la Lovovia che porta ai piani di Bobbio, che sono dietro questa cima, prima cima con la neve. Questo è il Pizzo dei Tre Signori. Lo Zucco Campelli è questo. Cima Piazzo, Sodadura, L'Arera, che porta Morterone. Ora vado alla croce e poi scendo da quest'altra parte che è un po' meno ripida. Questo è Ballabio, dove parte la strada che porta il pian di Resinelli, che sono qui. Un po' di attenzione qua perché sono sulla cresta, c'è la neve. Ed eccomi qua al bivacco Catelli del Monte Due Mani. Molto bello dentro, però è stato chiuso perché i soliti vandali, i vandali della montagna. Camminare con questo panorama è straordinario.
inizio la discesa. Un'altra piccola croce. Si arriva a questa porcella, dove a destra si scende dall'altra cresta che porta giù dove c'è la ferrata. Mentre io giro di qua a sinistra. Questo è l'altro sentiero che viaggia tutto in cresta. Qui c'è il lago di Garlate. Questo è l'Ecco. Salita l'ho fatta da quest'altra parte. Qui è un po' più semplice scendere e poi lì si ricongiungono i due sentieri e si scende là sotto dove c'è quel rudere, Forcella di Desio. Poi deciderò se proseguire dritto e andare verso la Forcella d'Olino o se passare qua a destra e andare direttamente alla macchina. Poco rientro nel bosco e la parte più brutta è fatta. La discesa vera e propria è finita e c'è un gran traffico su quel sentiero. C'è la croce ed ora ho cambiato sentiero, penso almeno di poter arrivare da qui alla Forcella d'Olino e poi farò un chilometro e mezzo di asfalto per tornare alla macchina, mentre stamattina sono salito da qua sotto. Bello questo bosco, sperando non mi porti troppo fuori strada. Comunque è presto, è la una. Qui non c'è nessuno. Thank you.
trovo ancora sulla neve, credo di aver risalito un altro bel 150 metri. Adesso devo arrivare a una forcella, poi credo di trovare una stradina. Comunque sempre bello il panorama sul Grignone. Ora si vede anche la Grignetta e il Grignone. Io sono qui a una cima. Penso di essere sulla direzione giusta, perché quello è il palio e sotto c'è Morterone e là a destra dovrebbe esserci la Forcella d'Olino. Questo è un sentiero che non ho mai fatto. Okay. Direzione è giusta. Tutto diroccato. Ancora un chilometro e mezzo di strada e sono la macchina. Adesso sono la Forcella d'Olino. Da qui parte uno dei tanti sentieri che portano il Resegone. Da qui si può andare al passo del Giuf e poi fare la cresta nord. Ecco lì ancora i due mani. Ultima curva e sono la macchina, e dietro a quelle rocce lì, ecco, stamattina sono salito da qua.